Augusta, Palco della Musica, questo è un posto veramente piacevole da stare qui, soprattutto d'estate. Siamo venuti qui nell'ottobre scorso, abbiamo denunciato la situazione del Palco della Musica, che una volta era frequentatissimo dalle bande musicali, tutto attorno a qui noi ci troviamo in un'area circolare. Venivano gli utenti, i cittadini di Augusta, si sedevano, in fondo lì c'erano le sedie accatastate, le sedie di corda, venivano affittate anche a 5 lire, io ero bambino, ma insomma ho questo ricordo delle 5 lire le sedie, quindi qui riempivano tutta l'area. Perché lo dico? Perché appunto non abbiamo più questo piacere, tante cose abbiamo perso dal punto di vista istituzionale, non abbiamo più tanti uffici, ma almeno potremmo ritornare ad avere il Palco della Musica come una volta, non solo d'estate, anche nella bella stagione, autunno e primavera, e qui potrebbero esibirsi tanti gruppi musicali, ce ne sono tanti, li abbiamo valorizzati anche nei mesi scorsi con diversi programmi, ce ne sono tanti che potrebbero veramente rendere felici se stessi nell'esibirsi e il pubblico, e potrebbe ritornare a rifiorire questo luogo. Però ecco, questo Palco della Musica non è idoneo da tanti punti di vista. Allora c'è stata una raccolta di fondi da parte di vari gruppi a Città della Notte, hanno raccolto una certa somma per poter restaurare questo palco con ditte private che non vogliono assolutamente speculare, ma soltanto dare un contributo, e questa è una cosa positiva, anche perché in questo momento, come sapete, da Augusta sono milioni di debiti, siamo quasi vicini al collasso finanziario, però non è possibile appunto avere fondi per ripristinare questo. D'altro canto, il Palco della Musica, d'altro canto qui ci sarà anche prossimamente una serata per il palco, e non solo, ma il 31 luglio, il 1, il 2 e il 3 agosto ci sarà qui l'esibizione di un gruppo che si chiama Shorty Festival, e in quest'area proietteranno i cortometraggi, si chiamano gli shortini, appunto short vuol dire breve in inglese, hanno fatto la parola italiana shortini, perché ormai questo è un festival che ha una sua tradizione. Negli anni scorsi è stato fatto al cosiddetto teatro della zona Paradiso, poi vicino in Piazza Duomo e Piazza d'Astorga, adesso finalmente qui. Forse questa è l'area migliore perché si respira di più, abbiamo il mare. Allora l'occasione è quella propizia per poter finalmente ritornare ad avere un trend favorevole, perché qui i cittadini di Augusta, durante la lunghissima estate che noi abbiamo, possono ritornare a ritrovare questi luoghi come una volta quando eravamo bambini.